Bentornati in quel di Fallout. Dunque, se non sbaglio, stavamo facendo il giro degli insediamenti. Vediamo, se non sbaglio, dovevo andare al faro. Per poi andare alla residenza la Nakano. Dunque, a livello di mangiare e bere, come sono? Meglio prendere un pochino d'acqua. Fame ancora. Dunque, zuppa di iguana, sì, ho ancora una pranzo, diciamo. Dunque, residenza Nakano. Allora, fattoria Finch, sì, sono andato, arrivo da lì. Andiamo al faro. Yes. Serve un cazzo la luce. Beh, un copertone. Questi cazzo di vertibird della confraternita sono un po' le palle, sinceramente. Occupato. Qualche linea di rifornimento qua. Top. Crossing, che c'è un po' di roba. Allora, cibo 4, facciamone un po' di più. Omero. Automaticamente. Ok. Bene, cibo 12, allora.
qui i nemici da dove possono arrivare, da qua. Dal mare non credo, poi vabbè qua siamo abbastanza. Sacco di casseggiatori qua, allora. Riesco ad andargli dietro. È anche carino metterlo lì, però posso farne magari uno piccolo. Allora, letti 10, siamo lì. Facciamo questo. Il cane come lo dirava, almeno se c'è da battagliare, perché credo che i nemici siano da questa parte. Risorse. Braminone, Cagnas. No, come difesa ci siamo, dai. Notte magnifica. Vai per, sveglia, eh. La famiglia Rook, Salem. E anche qui non era ben esplorato, mancava, ma non avevo capito la discorso, però forse ha a che fare, chi lo sa. Se vi ricordate c'era tutto l'ambaradan. Ah, qua era la... C'erano tutti i predoni.
si è rigenerato tutto il disco. Non i nemici, chiaramente. Poi è finito dentro. Cos'era? Ah, aveva una mosca mutante. È lì sulla casa. Vabbè, dai, chi se ne frega. La vedrà lei. Adesso un Lurk. Dai, Piper. Vieni, Peperigna. Sul mare, diamo una controllata già che sono qua. Guarda che bel cazzeggio. Allora, cibo 2. Non è proprio un bel posto. Assegnati da soli. Ah, perché forse finché ne hanno bisogno se lo fanno da soli, ho capito. Qua devono averlo piantato.
Poi allora. Vai a Santuarius. Hai messo sto posto, che è sempre questo. Cazzo, però sta roba che non mi lascia riciclare. Troppo girare i coglioni. I nemici, boh, da dove arrivano? Comunque potrei mettere giù un commerciante. Allora, per te, Braminone. Va bene, dai. Per adesso, dunque, posso lasciare giù qualcosa che avevo addosso. Ah, devo fare i letti.
Adesso abbiate pazienza, dormirete un po' senza. Dai, vai a fare i coglioni, bravino. Beh, dai. Sistemate. Dunque, faro cotto sul mare. Quindi la residenza è una camera. Cazzo è? Spero non sia un altro DLC, perché aprire un altro capitolo DLC adesso è un casino. Già fuori dalla mappa. Dannazione, rispondete! Lo so che c'è qualcuno in ascolto. Dov'è? Dov'è mia figlia? Kenji, per favore, sono ore che ci provi. Cosa? E tu chi saresti? Scusa, ma non ho tempo da perdere con i visitatori o le carovane o chiunque tu sia. Sono dell'agenzia investigativa Valentine. Hai chiesto aiuto? Oh, grazie al cielo. Devi metterti subito al lavoro. Come mai tu e Nick vi conoscete? Alcuni anni fa abbiamo affrontato insieme un caso. Era in cerca di un oggetto scomparso e aveva bisogno di una barca. Le cose sono finite male. Una volta trovato quello che cercavamo, il cliente di Nick ci ha fregato. C'è ancora qualche pezzo di piombo nella barca, ma ne siamo usciti. E ora mia figlia è scomparsa. E lui è l'unico detective che io conosco nel Commonwealth. Sono qui per aiutarti. Dimmi cos'è successo. È successo tutto per colpa di questa radio. Nostra figlia Kasumi adora riparare le cose. La radio era il suo ultimo progetto. Finché non è entrata in contatto con qualcuno che l'ha attirata da lui per rapirla. O forse se n'è andata di sua spontanea volontà. Non è più una bambina. Nostra figlia ha 19 anni. Sa come badare a se stessa. Forse se n'è andata per cercare la propria strada nella vita. No, ci avrebbe detto dove stava andando. Ci avrebbe detto qualcosa. So che mia figlia è in pericolo, lo sento. Voglio che torni a casa. Solo questo. Parliamo di soldi. Le indagini su persone scomparse costano caro. Certo. Ti bastano 350 tappi? Va bene, dai, non... La troverò. Non ti preoccupare. Ah, grazie. La sua stanza è di sopra, se può aiutare. E se vuoi sapere altro su di lei, chiedi pure. Signora Nakano. Suppongo tu voglia chiedermi qualcosa su mia figlia. Vorrei saperne di più su Kasumi. Potrebbe aiutarmi a capire dove è andata. Mia figlia è forte, scrupolosa, attenta. Per questo so che è ancora viva. Ma perché se n'è andata senza dirci nulla? Forse noi... No, non importa.
Non voglio farti perdere tempo. Ogni dettaglio è importante, signora Nakano. Devo sapere tutto. Ecco, di recente abbiamo litigato più del solito. Tutti quanti. Da quando il nonno di Kasumi è mancato, lei si apriva soltanto con lui. Io e Kenji non sappiamo nulla di macchine, ma quei due lavoravano insieme per ore. Ultimamente stava nella rimessa delle barche di suo nonno fino a tarda notte. Credevo che sentisse la sua mancanza, ma ora mi viene il dubbio che ci fosse dell'altro. Ha costruito qualcosa. Per ora non c'è altro. Signor Nakano. Hai qualche domanda su mia figlia? Sai dirmi qualcosa in più su Kasumi? Qualsiasi dettaglio può essere importante. Non so cos'altro dire, lei è la mia bambina. E non si rende conto di quanto sia pericoloso il mondo. Non dovevo permettere che suo nonno le insegnasse a riparare queste macchine. Suo nonno? Le ha insegnato a riparare la radio? Da quando ha imparato a camminare, sì. Lui è mancato da poco. Andava nelle rovine. Vabbè. Ora non ho altre domande. Vai in fretta, detective. Dunque, vabbè, posso prenderlo. Well, if anyone could figure out. Gli svaligio la casa, va bene. Non ha troppo senso, ma. Ed energia producono luce. A volte penso che i miei fanno tutte queste cose solo per tenermi impegnata. Non mi piace troppo sta roba che posso prendergli la casa. Registro progetto. Radio. Anzi no, radio funzionante. Ehi. Finalmente riceverò qualche notizia dall'esterno. L'ha rimesso quella lì. Non guarda che, vabbè. Dobbiamo anche fare i romantici per la chiave. Yes. Registro progetto. Me stessa. Non avevo mai pensato davvero a chi o a cosa sono, ma... Dio, da dove comincio? La radio. Avevo ragione sulla sua portata. Ho captato un segnale forte. Un segnale forte proveniente da nord. Lassù vive un gruppo di persone. Dicono di essere sintetici. Esseri umani sintetici. Creati dall'istituto. Vogliono creare una casa per quelli come loro. Dove possano vivere in pace accanto agli esseri umani. Ed essere accettati per quello che sono. Sembra una cosa fantastica, ma...
Poi hanno iniziato a chiedermi chi sono e mi hanno fatto alcune domande alle quali io non ho saputo rispondere. Voglio dire, mi sono sempre sentita strana, come se non dovessi essere qui. Poi ci sono tutte le cose che non mi ricordo della mia infanzia e i sogni bizzarri che ho fatto. Io voglio andarci. Voglio incontrare questi sintetici. Devo scoprire la verità su di me. Mi hanno detto di navigare verso nord, fino a una città di nome Far Harbor. Da lì sarò in grado di raggiungerli. Sì, mi sa che è il DLC, Come vanno le indagini? Hai scoperto qualcosa? Forse so dove è andata Kasumi. In un posto chiamato Far Harbor. È andata così a nord? Questo spiegherebbe perché ha preso la barca. Non c'è tempo da perdere. Devi seguirla. Aspetta, hai scoperto perché è scappata, detective? Con chi parlava? Che importanza ha? Conosco bene mia figlia. Avrà avuto una ragione ben precisa per andarsene senza dirci nulla. E se invece non volesse essere trovata? Ah, hai ragione. Detective, hai scoperto perché Kasumi è scappata di casa? Tua figlia è entrata in contatto con un gruppo di sintetici. Crede di essere una di loro. Cosa? Ma è assurdo! Lei non è un sintetico, è nostra figlia. L'abbiamo cresciuta, io l'ho messa al mondo. È fatta di carne e ossa, non di circuiti. Forse tua figlia è solo confusa. Non so, una crisi d'identità. Oddio, almeno ci considera ancora i suoi genitori. Era quello che temevo. Qualcuno sta plagiando mia figlia. Devi andare a Far Harbor. Prendi la mia barca al molo, ha un sistema di guida. Un ultimo dono di mio padre. Copre lunghe distanze. Cosa troverò laggiù, Kenji? Ho viaggiato fino a Far Harbor solo una volta, da ragazzo. Ricordo che mio padre voleva andarsene al più presto. Diceva che l'aria era cattiva. Andrò fino in fondo, Kenji. Ah, grazie. Ed eccoti il compenso pattuito. A questo punto siamo qua e... Kasumi sarà tornata a casa sana e salva. Partiamo con questo DLC e vediamo se non... Speriamo che non sia come Nuka World, perché... Nuka World finché hanno fatto solo un pezzetto e infine... Vabbè. Dunque sono lontano dagli insediamenti e... Sto pensando magari quasi quasi di tornare indietro a dormire e poi partire la prossima volta, perché c'è un pieno di roba. Andiamo un attimo a portare la roba, dai. Dormo, poi faccio il resto nel prossimo video. They lurk.
Che sembrava vicino, ma sto cazzo. Allora, lasciando tutti i materiali. Beh, non è che lo svuotiamo Python. Beh. Ragazzi, vi saluto qua, dormire, 10 ore belli riposati, poi la prossima volta andiamo via con la barca, vi saluto.